Gentili telespettatori, buonasera e bentrovati ad una nuova puntata della Panoramica settimanale. Con la posa delle corone di fiori in Parco Tito a Pola si è celebrata la giornata internazionale contro il fascismo e l'antisemitismo. Il 9 novembre ricorre l'anniversario della Kristallnacht, la notte dei cristalli, un pogrom attuato nei confronti degli ebrei nella notte tra il 9 e il 10 novembre del 1938 nella Germania nazista. Questa data segnò l'inizio dell'Olocausto. La violenza che ebbe luogo nelle strade tedesche il 9 novembre 1938 segnò l'inizio della persecuzione degli ebrei e di tutti coloro che vennero considerati diversi e fu organizzata dallo Stato, legittimata e pubblicamente sostenuta e si concluse con l'omicidio di 6 milioni di uomini, donne e bambini innocenti. Con la distruzione degli edifici, le strade furono ricoperte da pezzi di finestre di vetro rotte e da qui l'origine del nome Kristallnacht. Upravo Kristalna noć. La giornata internazionale contro il fascismo e l'antisemitismo si celebra il 9 novembre in tutta Europa e nel mondo per commemorare le vittime del fascismo, dell'antisemitismo e dell'Olocausto. Questi eventi si sono purtroppo manifestati anche nel nostro territorio, ma l'Istria è stata tra le prime ad opporre una forte resistenza al terrore fascista. Oggi spetta a noi opporci fortemente a tutte le forme di discriminazione ancora presenti nella nostra società, siano esse religiose, etniche, di genere o sessuali, ha detto il capo di gabinetto Ivan Glušac. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre furono uccisi 91 ebrei. Durante i pogrom più di 30.000 uomini ebrei vennero deportati nei campi di concentramento. Furono saccheggiate e date alle fiamme quasi 1.900 sinagoghe. Dopo la notte dei cristalli, il regime nazista impose agli ebrei la cosiddetta tassa dell'espiazione, circa 1 miliardo di marchi, e promulgò numerosi leggi e decreti antisemiti. Le leggi imponevano la politica di arianizzazione, la cessazione di imprese e proprietà di ebrei a proprietari ariani. Gli ebrei furono esclusi anche dalla vita pubblica. I bambini non potevano più frequentare le scuole, gli adulti persero il diritto di avere la patente o di possedere un'automobile. La legge limitò anche l'uso dei mezzi pubblici. Gli ebrei non potevano più entrare nei cinema, nelle sale da concerto o nei teatri. 9 novembre è una data che è storica per l'Istria, storica diciamo per tutta l'Europa, perché dimostra che i conflitti e il non cooperare tra le varie genti, tra le varie etnie e così via, praticamente tra la gente non appartenente a un stesso, una stessa casta, porta soltanto delle cose orribili. Per questo oggi siamo qui e penso che dobbiamo ricordare questi eventi e dobbiamo da tutto questo tirar fuori una strada nuova dove dobbiamo trasmettere alle generazioni più giovani, che per fortuna loro non hanno passato quei anni terribili, ma educarli di fare una vita e di inclusione tra le varie etnie, tra le varie differenze che sono tra la gente. Questo è una cosa essenziale che dobbiamo rivolgersi verso proprio la gioventù e educarli in questo modo. La notte dei cristalli rappresenta il primo caso in cui il regime nazista imprigionò in massa gli ebrei basandosi solo ed esclusivamente sulla loro etnia. A centinaia morirono nei campi in seguito ai brutali trattamenti ricevuti. Molti furono rilasciati nei 3 mesi successivi a patto che avviassero le pratiche per espatriare dalla Germania. Assurdamente, dopo la notte dei cristalli, il governo tedesco rilasciò una dichiarazione tempestiva secondo cui gli stessi giudei erano responsabili del pogrom e impose alla comunità ebraica tedesca una multa di 1 miliardo di Reichsmark, all'incirca 400 milioni di dollari. A nome dell'associazione HOMO, Miriam Agalo ha sottolineato che la giornata del 9 novembre è dedicata alla memoria di tutte le vittime dell'Olocausto e del fascismo, ma anche ai problemi odierni dell'umanità come il razzismo, l'antisemitismo, l'estremismo di destra e il neofascismo. Solo l'educazione può sconfiggere l'odio, dicono i vertici politici. Educare i giovani non è facile.
Non è facile perché i giovani, praticamente non avendo passato o non avendo visto da vicino l'olocausto, la guerra mondiale e così, hanno un altro sentimento, sono disinteressati, ma questo qui dobbiamo noi a trovare un modo di avvicinarli, di fare in modo che questo sia attraente per loro. Non dobbiamo soltanto leggere i libri, ma dobbiamo essere tra loro, vedere cosa a loro interessa di tutto questo mondo, e questo tirar fuori la cosa più essenziale è parlare la loro lingua. Il rispetto è quello che dovrebbe avere o qualsiasi persona, e credo che il rispetto alla cultura è l'unica strada da prendere, è l'unica strada che ci porterà a un domani senza queste cose. Dal 1995 l'ONU conduce una campagna annuale e celebra la giornata internazionale contro il fascismo e l'antisemitismo. Il 9 novembre è un appuntamento per manifestare insieme ed essere uniti contro l'odio. Si è tenuta presso il municipio Polese la sessione costitutiva del Consiglio per la prevenzione della criminalità della città di Pola. Cristian Drugetta, segretario del Consiglio nonché consigliere del Sindaco per la sicurezza urbana, ha tenuto un discorso introduttivo sull'importanza e sulle modalità di lavoro del Consiglio. Il capo della polizia di Pola, Vjekoslav Vukšić, ha informato i partecipanti sullo stato della sicurezza pubblica nell'area di Pola, presentando dei dati statistici inerenti alla criminalità, che sono maggiormente presenti in città. Nella discussione sull'ulteriore lavoro del Consiglio è stato proposto di definire le priorità di lavoro e di elaborare una strategia di lavoro per il periodo 2022-2024. Sicurezza nelle aree pubbliche, ordine comunale e atti vandalici, cortili scolastici e strutture delle scuole dell'infanzia sicuri, prevenzione della violenza domestica e tra pari, prevenzione di tutte le forme moderne di dipendenze attraverso la comunità attiva, cultura della sicurezza, autotutela dei cittadini e sicurezza stradale. Sono queste le priorità fissate. Le priorità sono state stabilite in base a precedenti ricerche effettuate dall'Istituto di Economia di Zagabria, dalle quali è emerso che Pola è una delle città più insicure della Croazia e che ogni anno vengono spese fino a 300.000 kune per risanare il patrimonio pubblico. Il Consiglio per la prevenzione della criminalità ha il compito di riunire tutte le istituzioni e gli individui che possono contribuire ad elevare la sicurezza reale percepita di tutti i cittadini e la qualità della vita che si riflette nel sentimento e nel bisogno di un ambiente urbano sicuro. Di conseguenza, nel prossimo periodo verrà presa in considerazione la possibilità di coinvolgere nei lavori del Consiglio anche altre istituzioni che possono contribuire a migliorare le prestazioni, spiega il segretario del Consiglio, Cristian Drugetta. In collaborazione con la Questura di Pola e la Questura della Regione Istriana, è stato concordato di presentare un rapporto sullo stato della sicurezza pubblica, che fornirà ai cittadini informazioni dettagliate sulla situazione nel loro quartiere. È l'inizio questo dell'analisi dell'attuale situazione della sicurezza, al fine di redigere la strategia per la sicurezza urbana. Una delle attività previste è anche un sondaggio dell'opinione pubblica che fornirà al Consiglio informazioni sulla percezione della sicurezza dei nostri concittadini. I temi in oggetto sono importanti per la nostra comunità, perciò verranno formati gruppi di lavoro secondo priorità definite che mirano a creare un ambiente urbano sicuro e piacevole e dove non ci sarà paura della criminalità o della distruzione di proprietà private e cittadine. Il Consiglio per la prevenzione della criminalità deve essere attivo e innovativo se vogliamo una città più sicura per tutti i cittadini, dice Drugetta. Nella prossima sessione saranno determinati i piani di lavoro del Consiglio attraverso gruppi di lavoro per il nuovo anno. Oltre al sindaco Filip Zoricic e al segretario Cristian Drugetta, fanno parte del Consiglio anche Elvira Krizmanić-Marjanović, Robert Stenberger, Slavica Jelovac, Vjekoslav Vukšić, Jasna Vekić, Aleksandar Stojanović, Alma Tomljanović, Sandra Ventola, Ines Puhar, Ivica Šain, Velimir Todorović e Ivana Sokolov. Presso la caserma dei difensori croati dell'Istria, a Pola si è tenuta una cerimonia commemorativa
per ricordare il 30° anniversario della morte di 4 sminatori che hanno perso la propria vita durante l'operazione di rinomazione nelle mine presso la zona dell'aeroporto di Pola. Il 10 novembre del 1991, dopo che l'esercito croato ha ripreso la base militare degli squadroni e l'aeroporto di Pola, che fino ad allora era in mano delle forze armate jugoslave, 4 sminatori hanno perso la vita durante l'operazione di sminamento della base aeronautica. Ricordiamo Vitzal Marjanovic e Stevo Grbic, membri dell'unità speciale di polizia, Marian Vinkovic e Dušan Bulešić. Alla cerimonia commemorativa sono state deposte le corone di fiori dalla famiglia delle vittime, dai rappresentanti dell'aeronautica militare croata, dalla polizia, dai rappresentanti della regione istriana, dalla città di Pola, dalla protezione civile e dalle associazioni dei reduci della guerra patriottica. Ritorniamo un po' nel passato, nel lontano 1991. Cosa è successo? Beh, il 91 oggi... Pensando al 91 è una roba tragica, io mi ricordo del fatto che quando è avvenuto, l'atmosfera che era a Pola in quel periodo, ha fatto sì che persone coraggiose, persone con molto entusiasmo hanno cercato di sminare questo territorio. Erano artificieri da ogni tipo e purtroppo chi fa l'artificiere gioca la vita e loro hanno giocato la vita. E penso che oggi, dopo tanti anni, dobbiamo rispettare questo loro lavoro e abbiamo il compito di fare dalla Croazia uno Stato come loro sognavano che dovrebbe essere. I presenti hanno reso omaggio ai caduti con un minuto di silenzio e con la benedizione del parroco Vladimir Brižić e una preghiera. Durante la cerimonia sono stati ricordati i reduci della guerra patriottica, gli eroi caduti per la patria, i quali hanno creato uno Stato indipendente e libero. Ricordando questi avvenimenti del passato, incoraggiamo le nuove generazioni a costruire un paese e una società migliore. Le future generazioni devono sicuramente essere informate e per questo credo che abbiamo delle istituzioni che hanno l'obbligo di fare questa cosa qui. E questo per due motivi. Uno, per non dimenticare, perché dimenticando la storia, quando un popolo dimentica la sua storia, il popolo svanisce, ma anche per tirare fuori un orgoglio e un'educazione, cosa vuol dire un conflitto dove si perdono delle vite, è una cosa orribile e questo diciamo sempre che non succeda, ma veramente dobbiamo finire e che non succeda mai, non soltanto a Pola e in Istria, ma io credo nel mondo complesso. Presso la caserma dei difensori croati dell'Istria, a Pola si è tenuta una cerimonia commemorativa per ricordare il 30° anniversario della morte di 4 sminatori che hanno perso la propria vita durante l'operazione di rimozione delle mine presso la zona dell'aeroporto di Pola. Rovigno è la città di grandezza media con la miglior qualità di vita in Croazia, stando al concorso promulgato dal quotidiano zagabrese Jutarnji List, dal sito gradonacelnik.hr e dall'agenzia Ipsos. A contendere il primato alla città di Rovigno c'erano Albona, Parenzo, Santa Domenica e Zaprešić. Sicuramente questo è un riconoscimento molto importante per tutta l'amministrazione comunale, in quanto ovvero è collegato direttamente agli investimenti che vengono da essa fatti, sia per quel che riguarda l'infrastruttura, ma anche per quel che riguarda soprattutto il sociale e le risorse umane.
Quando generalmente parliamo di Rovigno, la prima cosa che ci viene in mente è sicuramente la destinazione turistica e tutti quanti sappiamo molto bene che questo è un dato di fatto che viene riconosciuto alla città non solamente a livello nazionale ma a livello europeo e potrei dire anche mondiale. Così che questo riconoscimento che è direttamente volto alla qualità della vita nella nostra città e che coinvolge in questo senso la cittadinanza sicuramente assume una valenza ancora più importante. Ne siamo particolarmente orgogliosi perché tutto quanto quello che viene fatto è stato riconosciuto, è stato anche valutato, ovvero con dei parametri ben definiti e sicuramente questo riconoscimento va condiviso con i nostri concittadini, è vero? Perché anche loro sicuramente con tutto quello che fanno a livello di vita sociale ha sicuramente fatto sì che questo premio venga a Rovigno. Il sindaco di Rovigno, Marco Pegliaga, ha ritirato il premio esprimendo la sua enorme soddisfazione per gli investimenti messi in atto durante tutti questi anni, quali i lavori all'infrastruttura, gli investimenti e le borse di studio a livello scolastico. Nell'assistenza sociale, la cura dell'ambiente e del verde urbano, ma soprattutto la cura e l'inclusione dei diversamente abili. Generalmente posso dire che una visione da questo punto di vista per quel che riguarda l'amministrazione locale esiste, ci sono ancora molti progetti che verranno realizzati e che sicuramente faranno sì che anche tra un anno, ma non solo tra un anno, anche nel futuro, Rovigno continui ad essere una città che offre molto ai propri cittadini. È ormai il secondo anno che la città di Rovigno riceve il premio e l'attestato di benemerenza per l'elevata qualità di vita che offre ai suoi concittadini e non solo durante la stagione estiva a livello turistico. La città di Rovigno ha ricevuto il premio e l'attestato di benemerenza come migliore città in quota di qualità di vita a livello economico ed infrastrutturale. Vediamo i dettagli nel servizio. Bastava portare nell'azienda un paio di scatole di cartone vuote. In un paio di giorni i dipendenti di TV Nova le hanno riempite di numerosi articoli alimentari e igienici destinati ai più bisognosi. Al nostro team e alle donazioni si sono unite anche le commesse del negozio di Brionca di fronte alla Scuola Gialla, che hanno contribuito con prodotti alimentari. Quando le scatole si erano riempite, bisognava portarle al magazzino dell'associazione umanitaria Il Nostro Sogno e Il Loro Sorriso, che si trova in via Capodistria 52 ed è aperto per le donazioni ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 19. Lì siamo stati accolti da volontari laboriosi e sorridenti, i quali hanno ricevuto le nostre donazioni. Durante i nostri brevi turni al magazzino, le persone portano diversi generi alimentari e tutte le altre necessità che raccogliamo, proprio come voi avete portato. Quindi ecco, abbiamo prontato per voi un elogio. Tutti coloro che portano donazioni possono riceverlo. Ecco a voi, ve lo consegno a nome dell'associazione. Come vedete il magazzino si sta pian pianino riempendo e siamo grati a tutti i donatori, così come ai centri commerciali dove raccogliamo gli articoli. Il riscontro è molto buono. Abbiamo sempre bisogno di lattine di cibo già pronto perché hanno una durata di conservazione più lunga. Molti nostri utenti purtroppo non hanno nemmeno le condizioni per cucinare. Questo è qualcosa di permanente, tuttavia possono usarlo per aiutare se stessi. A causa della pandemia e della crisi che l'accompagna, il numero di persone che hanno bisogno di aiuto è aumentato, quindi qualsiasi donazione è molto preziosa. Se questo vi ha spinti a partecipare all'azione, potete donare anche in futuro a Pola e Gimino. È possibile aiutare pure pagando su un conto speciale solo per le esigenze dell'azione che potete vedere sullo schermo. Tutte le informazioni possono essere trovate sul sito web dell'associazione nsno.hr e tramite la pagina Facebook Nash San Nichovosmiech. È possibile donare vari prodotti alimentari e per l'igiene, che sicuramente rallegreranno qualcuno durante le festività che si stanno avvicinando.
In questi tempi incerti non è mai stato così importante fare del bene e pensare agli altri. Per questo la nostra emittente televisiva è stata coinvolta nell'azione di beneficenza Uno per l'altro, che da 11 anni viene portata avanti dall'associazione Il Nostro Sogno e Il Loro Sorriso. Ed ecco che il benvenuto si vede da lontano. Il sorriso nel vedere arrivare l'ospite domenicale è sempre parte integrante del lavoro del ristoratore. Noi abbiamo fatto tappa nel Grisignanese, dove molti gestori di agroturismi hanno aderito alle giornate delle porte aperte e i loro prelibati prodotti autoctoni locali sono stati ancora più accessibili ai più, soprattutto ospiti da oltre confine, come anche buongustai locali e vacanzieri della domenica. Da buoni curiosi abbiamo anche sbirciato tra le pentole. Sughetto pronto? Sì. E salsiccia. Il brodo. Che ne scuote? Brodo? Il brodo si sta facendo. E capute. Capute. E dopo aver visto un pentolone pieno di vitamina C di stagione sotto forma degli amati cavoli o cappuzzi, da queste parti si è pronti per far accomodare l'ospite alla ricerca del prodotto di casa. La scena si ripete un po' in tutti gli esercizi adibiti alla genuina ristorazione, dato che chi ha fatto di questo comparto dell'industria dell'accoglienza una ragione di vita ha anche una passione per ciò che fa e per ciò che offre. E le giornate delle porte aperte sono pertanto un'occasione per avvicinare la pratica agroturistica a coloro che ancora non la conoscono. Le vie degli agroturismi istriani sono infinite, parafrasando un conosciuto detto di natura religiosa. Beh, a dire il vero, il coronavirus ha un po' mescolato le carte in tavola, ma dobbiamo dire anche questo, che il vecchio detto regge ancora. Detti a parte, tutti sappiamo annoverare una qualche specialità locale. I fusi, le tagliatelle, la minestra di bobici, per non dimenticare gli oli e le spezie che fanno da contorno anche agli affettati rigorosamente di casa. Ombolo, pancetta e pane alla zucca sono solo alcuni dei protagonisti delle tavole rurali che abbiamo visitato, ma in verità la cosa più interessante connessa con la pratica dell'offerta agroturistica è... L'agriturismo interessante è quello che del campo arriva in tavola, così che gli ospiti possono mangiare le cose che si fanno d'estate in campo, che si produce e poi si mangia nel tavolo. Oltre ai prodotti che abbiamo menzionato poc'anzi, c'è anche lui, Messer Tuber Magnatum Picot, ovvero il tartufo bianco istriano, dal momento che siamo nel pieno della sua stagione. Ma gli agroturismi nostrani attirano il pubblico anche grazie alla possibilità di permanenza in stanze e in questa stagione si lavora senza giorni liberi. Sì, sì, noi siamo aperti ogni giorno, non abbiamo preso il giorno libero perché abbiamo ogni giorno molte persone, c'è tanto movimento, è proprio è bello che ogni giorno possiamo... avere i nostri clienti. Essere a contatto. Ma sì, un lavoro che anche non si ferma le domeniche, non si ferma i sabati, no. Stanca un po'. È vero, stanca un po', però il sabato e domenica è qua, no. C'è molta gente, perché ci sono anche la gente che viene anche solo in giornata, vengono a mangiare qualcosa delle nostre specialità istriane. E poi ci sono anche quelli che vivono da noi in camere, così che rimangono anche 2-3 giorni. Ma in 2-3 giorni di permanenza, oltre a mangiare, bisogna assaggiare anche la pleiade dei vini regionali istriani. Primo fra tutti la Malvasia, una scelta non obbligata, ma indubbiamente ineludibile da queste parti, dato che questo vino risulta ogni volta diverso in base alle caratteristiche della terra che lo ha originato. Ma cosa bevono ancora gli ospiti? Terano istriano. Bevono gli ospiti. molto. E poi gli effetti sono? Buoni. Gli effetti sono, danno in gambe e anche in testa. Giornate delle porte aperte presso gli agriturismi regionali. Abbiamo fatto tappa nel Grisignanese, dove malgrado le nuove disposizioni epidemiologiche in atto, gli ospiti non mancano. Il progetto Le giornate dei ristoratori di Pola è stato avviato l'8 novembre e si chiude il 28 novembre.
Al progetto hanno aderito in totale 31 locali di ristorazione. I ristoranti avranno un'offerta di 3 portate con un bicchiere di vino ad un prezzo agevolato. Mentre le pizzerie, gli street food e il ristorante giapponese messicano offriranno uno sconto del 30% su 3 piatti. Lo sconto verrà applicato soltanto al consumo di cibo presso il locale stesso, ovvero lo sconto non sarà valido per l'asporto o consegna a domicilio. I giorni di ristoratori di Pola vanno avanti dall'8 fino al 28 novembre. Quando i ristoratori vogliono invitare i cittadini a venire e di consumare qualcosa più meno costoso, diciamo così. I ristoranti danno 3 portate più un bicchiere di vino per 120 cune e gli altri danno 3 portate per 30% di meno. I ristoratori che sono in questo progetto sono 31 e tutte le informazioni potete vedere sul nostro sito pulainfo.hr. L'obiettivo di questo progetto è presentare al pubblico i ristoratori locali, le loro prelibatezze ed attirare in questa maniera nuovi clienti, offrendo piatti di qualità a prezzi agevolati, soprattutto in questo periodo, quando il freddo spinge i cittadini a rinchiudersi sempre di più nelle loro abitazioni. In ogni struttura che ha preso parte del progetto ci saranno i volantini informativi con la lista di tutti i ristoratori che vi hanno aderito. In collaborazione con l'Ente per il Turismo di Pola, l'Associazione di Artigiani di Pola e la Camera di Commercio della Regione Istriana e su iniziativa dei ristoratori locali, è stato avviato un interessante progetto intitolato Le giornate dei ristoratori di Pola. Vediamo i dettagli nel servizio. Gentili telespettatori, questo è tutto per stasera. Vi ringraziamo dell'attenzione e ci vediamo domenica prossima alle 19:30. Buona serata.